Ci troviamo presso la Galleria L di Preganziol in compagnia dell'artista Giuseppe Magri, al quale chiediamo di esporci quali sono le caratteristiche della sua pittura. Dunque, le caratteristiche sono le emozioni. L'emozione intesa in questo senso, la bellezza che io reputo di vedere in una cosa, in una luce, in un movimento, in una persona, mi attira. Quindi mi emoziona, però questa emozione non voglio fermarla a me, la devo mettere su tela. Per quale motivo? Perché poi questa tela, questa emozione va spedita a chi? Affluente, a gente che potrebbe domani vederla e che, mi auguro, senta le stesse emozioni che sento io. A questo punto ho dato una comunicazione, una mia soddisfazione, diciamo, per il creato, per le persone, ecco, mi piace una cosa di questo genere. Questa è il mio desiderio è quello che mi spinge praticamente a dipingere. Quali sono i suoi soggetti? Ma i soggetti sono, insomma, creato praticamente nella sua interezza, ma le persone particolarmente, le persone, quelle che fanno i lavori cosiddetti umili, perché lì vedo la fatica, vedo anche la soddisfazione, vedo il desiderio e la speranza.